Su una cosa sono tutti d'accordo, la Honda Varadero non è una moto che passa inosservata. Colpisce soprattutto l'imponente serbatoio e le sinuose forme dei convogliatori laterali attraverso i quali si intravedono i radiatori. La strumentazione è quasi da super tourer, con gli indicatori ben in vista e dotati di un piccolo display digitale, il tutto completato da un indicatore analogico della temperatura del radiatore. Nonostante il suo aspetto imponente, una volta in sella, pedane e comandi risultano immediatamente familiari, pratici ed intuitivi. Le distanze fra sella, manubrio e pedane sono confortevoli anche sulle lunghe distanze, con il busto leggermente inclinato in avanti per ripartirne correttamente il peso tra bacino e braccia. Certo, la moto è un po' alta, con la sella 845 mm da terra, ma trattandosi di una entro fuoristrada non potrebbe essere altrimenti. Dopotutto, la Varadero è pur sempre l'evoluzione dell'Africa Twin. Nonostante il peso non indifferente di 220 kg, la sua altezza comunque può mettere in difficoltà solo nelle manovre da fermo. La posizione del passeggero è agevolata dalle pedane ben distanziate e da un piano sella che presenta un rialzo dell'imbottitura per limitarne la tendenza a scivolare in avanti. Il minimo dislivello con la sella del pilota, inoltre, facilita la guida con il passeggero. Le vibrazioni sono estremamente ridotte e l'allestimento completo con barabrezza alto e gruppo completo di borse posteriore ne fanno un'ottima moto da viaggio, in grado di affrontare sia le strade dissestate di paesi lontani che le autostrade nostrane. Il bicilindrico a V di 90 gradi della Varadero ha tutte le caratteristiche necessarie ad affrontare impieghi così differenti. Si tratta di un motore da 996 cm3 raffreddato a liquido, 4 tempi, 4 valvole per cilindro comandate da due alberi a camme in testa. È alimentato da due carburatori da 42 mm e gestito da un'accensione digitale a controllo computerizzato. L'avviamento è elettrico ed è sempre immediato. Al massimo dopo una gelida notte, richiedendo l'utilizzo della manettina dell'aria per pochi secondi e girando subito fluido e senza strappi. La potenza erogata è di 95 cavalli a 8.000 giri minuto, con una coppia massima di ben 10,1 kg a 6.000 giri minuto, ottenuta anche grazie all'impiego di un volano speciale. Ingranata la prima, inizia il divertimento. Non solo il bicilindrico reagisce prontamente alla manetta anche ai bassi regimi, ma allunga con le marce alte fino ai regimi degni quasi di un bicilindrico sportivo. Dosando il gas, si riprende in quinta senza problemi anche da 2000 giri, al massimo accentuando un poco la rumorosità meccanica. È per questo che la Varadero permette anche di viaggiare rilassati in percorsi urbani fra le auto in fila, spazio permettendo. Ma è fuori città che la Varadero è più divertente, e non solo per come spinge il motore fuori dai tornanti, ma soprattutto per la precisione di guida, derivante dalla ciclistica equilibrata con ruote da 19 e 17 pollici e sospensioni con escursioni rispettivamente di 175 e 155 mm. La sospensione posteriore, inoltre, può essere precaricata facilmente agendo su una manopola ben visibile sotto la sella. È un'escursione un po' maggiore di quella di una moto da turismo, ma non abbastanza da compromettere la stabilità anche a forti andature, permettendo alla Varadero di raggiungere anche col passeggero la sua massima velocità di 220 km/h. Nonostante sia chiamata in causa lo stretto indispensabile, grazie alle grandi doti di coppia del propulsore, la frizione mantiene sempre un'ottima progressività, senza tendenze a trascinare nemmeno dopo lunghe code a singhiozzi in città. Il cambio invece ha innesti precisi e silenziosi, tranne all'inserimento della prima da fermo, quando si sente un sonoro clac. La corsa della leva è abbastanza breve da permettere un utilizzo sportivo senza rischiare sfollate. La protezione aerodinamica consente di viaggiare anche forte con solo qualche sbuffo sulle spalle, ma comodamente sopportabile. Le mani sono ben protette dai gusci in plastica, ma per i viaggi estremi sono disponibili anche le manopole riscaldate. Attenzione però in autostrada, perché la mole alta e compatta rendono la moto sensibile ai movimenti d'aria improvvisi, come ad esempio le scie dei veicoli che precedono. Attenzione durante le prove di un usato. La Varadero è dotata del sistema di frenata combinata, una caratteristica inaspettata su una entro fuoristrada, in base al quale agendo sul freno posteriore si aziona parzialmente anche quello anteriore. Il risultato è che non si possono fare le derapate di freno. Evitate quindi di farvi prendere la mano dalla maneggevolezza della moto, che comunque è pensata più per l'entro che per il fuoristrada, come dimostrato anche dal grosso serbatoio che con i suoi 25 litri di capienza permette un'autonomia più che sufficiente per i lunghi viaggi. Un elemento utile per la valutazione di un usato è la presenza degli accessori originali Honda, borse laterali, bauletto posteriore ed il cavalletto centrale. La Varadero, la cui sigla completa è XL1000V, è stata presentata nel 1998 e da allora ha raccolto un grosso favore di pubblico.
L'interesse per una moto polivalente di grosse dimensioni è stato evidentemente largo, perché molti hanno dichiarato proprio questo come motivo della loro scelta. È infatti generalmente considerato una moto abbastanza piacevole da guidare, con una buona coppia, anche se non particolarmente grintosa per via del peso. Il motore, ed in particolare la sua elasticità, sono tra gli elementi più apprezzati, mentre qualcuno ha apprezzato meno il cambio del comando, troppo sportivo per questo genere di moto. La guida in autostrada è generalmente apprezzata, ma solo fino ai 140-150 km/h. Per velocità superiori, il cupolino non offre poi tutta questa protezione, tanto che bisogna assumere una posizione abbassata per contrastare l'aria. Qualche difficoltà, poi, è stata incontrata nella regolazione della sospensione posteriore, che se rimane troppo morbida rende le traiettorie meno precise, specialmente con il passeggero e a moto carica. Il peso è un altro elemento controverso. Qualcuno lo ha trovato eccessivo, ma ciò nonostante i modelli successivi al 2002 sono stati ulteriormente appesantiti. Fino al 2005, invece, la Varadero non ha subito modifiche, se non nelle colorazioni ed in qualche dettaglio della carenatura. Qualche pecca è stata riscontrata nella finitura degli scarichi, nella parte che confluisce nei silenziatori, che tende a rovinarsi. Attenzione a questo particolare nella valutazione di un usato, anche se si tratta solo di un problema estetico che non pregiudica in alcun modo il funzionamento. Altro componente giudicato inadeguato sono gli specchietti retrovisori. È possibile pertanto che nell'usato proposto questi non siano originali. L'assistenza della Honda è in generale considerata ottima, anche se non la più economica. I ricambi in compenso sono tra i più facilmente reperibili sia presso i rivenditori generici che presso i punti di assistenza ufficiali reperibili alla pagina www.hondaitalia.com. Per dettagli e suggerimenti specifici, poi, approfittando del gran numero di appassionati, ci si può rivolgere a qualcuna delle comunità specifiche, reperibili in quantità inserendo Varadero su un qualunque motore di ricerca. Un esempio fra tutti è il Club Varadero su www.varaderoclubitalia.it. La definizione ufficiale, secondo la Honda, di questo tipo di moto è Adventure Touring. Negli anni è stato oggetto di aggiornamenti stilistici e tecnici, che però non ne hanno cambiato lo stile. Anche il modello 2007 si presenta con affinamenti e novità più che altro sul piano estetico, del comfort e delle emissioni, per venire incontro alle esigenze di viaggio dei mototuristi nel rispetto dell'ambiente. I modelli oggi nel listino Honda vanno dalla versione base del 2006, che costa 10.700 euro, all'ultima versione con ABS Euro 3, che costa 11.800 euro. Con questi riferimenti si possono valutare le molte offerte sul mercato. Si va dai 3.700 euro trattabili per una 1.999 full optional agli 8.500 per una seminuova del 2005. L'Honda Varadero, insomma, non è proprio economica, ma è affidabile. È la moto ideale per andare fino in Cina, passando per tutti i più impervi paesaggi intermedi, con tutto il bagaglio necessario e senza preoccuparsi del fondo stradale.